La comunicazione scientifica in sanità all'epoca del Covid-19 è diventata uno dei perni di valutazione della pandemia. In una giornata di confronti, una tavola rotonda tra i giornalisti in primo luogo e professori, medici ed esperti, è stato sottolineato quanto la loro collaborazione sia divenuta sempre più fondamentale per il dialogo con il cittadino, al fine di fargli capire con le parole giuste cosa succede e quali sono gli sviluppi, soprattutto quando c'è di mezzo una pandemia. Dovremmo prendere ad esempio questo momento di grande trasformazione per trovare scienziati, medici, esperti, comunicatori, informatori, giornalisti, un nuovo alfabeto, una nuova parola, ritrovare il senso e avere come obiettivo la comunicazione al cittadino che ha i diritti di capire subito, ma anche di non essere disorientato con paroloni difficili o con arzigogoli, come si chiamano. Ecco, c'è bisogno di dare più potere alla parola e di trovare un terreno di incontro tra scienziati, medici e giornalisti. Così si fa la traduzione per evitare allarmismi e per evitare i miracoli in sanità che non producono mai niente di buono. E proprio per evitare allarmismi e consentire al cittadino di essere informato in maniera giusta, è stata proposta la Carta di Modena, con regole che aiutino giornalisti e scientifici a una collaborazione proficua in questo ambito. La Carta di Modena è un'idea che abbiamo avuto, l'idea è quella di istituire un tavolo di lavoro perché possa scrivere le linee guida per il giornalismo scientifico italiano in materia di medicina e di sanità. Linee guida così specifiche ancora non ci sono, ma vorremmo andare alla luce dell'infodemia e dell'ultimo anno e mezzo di comunicazione, ancora più nello specifico, per lavorare in nome di un'alleanza, tra virgolette, tra professionisti della comunicazione e professionisti della sanità.